do il benvenuto nel modulo Le mie parole del corso Comunicare con il cuore. È un modulo che abbiamo creato per insegnarti a strutturare la comunicazione verbale attraverso due tracce: la scelta delle parole giuste e la costruzione logica di frasi efficaci. Puoi aver acquistato questo modulo singolarmente oppure puoi aver già acquistato tutto il corso Comunicare con il cuore. In ogni caso, ora ci focalizzeremo sul linguaggio verbale, quello che costruiamo in modo logico quando parliamo o scriviamo. La comunicazione efficace ormai avrai capito che richiede consapevolezza, studio e pratica, e questo necessita di tempo e cura. Per questo voglio farti i miei complimenti perché acquistando questo modulo hai ancora una volta dimostrato di voler fare un altro passo avanti nella tua crescita personale, investendo proprio su di te. Come avrai capito, la comunicazione è fondamentale nella nostra vita. Comunichiamo qualcosa anche quando non vogliamo comunicare e come comunichiamo può determinare il successo nelle nostre relazioni. Perché se lo facciamo in maniera efficace possiamo creare una connessione tra le nostre intenzioni e il modo in cui le vogliamo portare nel mondo. In questo primo capitolo del modulo Le mie parole voglio cominciare parlandoti dei canali. Canali che utilizziamo per arrivare agli altri. Se hai già seguito gli altri moduli, beh, faremo un piccolo riassunto insieme per imparare questo nuovo argomento. Allora, esistono tre livelli nella comunicazione: il linguaggio, la voce e il corpo, più tecnicamente chiamati e conosciuti come comunicazione verbale, comunicazione paraverbale e comunicazione non verbale. La comunicazione verbale è costituita dalle parole che usiamo quando parliamo o scriviamo, come ti ho detto in precedenza. Il secondo livello della comunicazione è quello paraverbale, cioè il modo in cui le parole, il verbale, viene detto, la nostra voce. Le parole che diciamo infatti acquisiscono un significato diverso a seconda del modo in cui le diciamo. Il terzo e ultimo livello della comunicazione riguarda il non verbale, cioè il linguaggio del corpo. Ma ora concentriamoci sul protagonista di questo modulo, il linguaggio verbale. Secondo gli studi di Albert Mehrabian, il linguaggio non verbale e paraverbale ha un peso complessivo del 93%. Nel comunicare, certo. Nel comunicare le nostre emozioni, mentre le parole hanno un peso, beh, relativamente piccolo, contano solo, come puoi vedere, per il 7%. Ma se ci pensi, noi ci soffermiamo moltissimo sulle parole e spesso tanti malintesi nella comunicazione, beh, nascono dalla scelta del termine sbagliato. Le parole dette, e ancora più quelle scritte, restano nella mente, creano memoria. Anche il modo in cui costruiamo le frasi è fondamentale per creare messaggi capaci di migliorare la nostra comunicazione. Frasi troppo complicate non vengono comprese o possono far nascere fraintendimenti. E insomma, come avrai capito, essere in grado di creare contenuti che sappiano coinvolgere il pubblico e generare ascolto spontaneo è la base di un processo produttivo che utilizza tecniche specifiche nel racconto e nella narrazione. Ciò che ci circonda ci permette di raccontare e ciò che ci permette di raccontare è l'ascolto. Già, se qualcuno ci ascolta, possiamo raccontare, condividere il nostro contenuto, creare esperienza. Voglio dirti una cosa, voglio rivelarti un piccolo segreto. Un grande maestro di teatro che ho incontrato diceva sempre che il teatro esiste ed esisterà fino a che ci sarà un attore che dice ed uno spettatore che ascolta. Quindi, come avrai capito, creare un contenuto di valore genera una comunicazione efficace e per questo circolare. Tutto scorre, diviene. Del resto, Walter Benjamin sosteneva che la narrazione nasce e vive con l'uomo. Ognuno di noi racconta perché vive. E quando lo fa, rispettando i criteri di autenticità, ecco che quella storia acquisisce appunto valore, divenendo magia per le nostre orecchie. Ti starai chiedendo forse chi è Walter Benjamin, ma non ti preoccupare, perché sto per presentartelo.